Ma salve, salve, benvenuti in questo nuovo video. E oggi sarà una cosa un po' diversa dal solito, non sarà, diciamo, né recensione, assistenza, niente di tutto ciò, anche se in prova abbiamo una Samsung Pro Express M3820ND, dato che comunque dall'argomento stampa in questo canale se ne esce veramente molto raramente. E diciamo che proverò a fare una cosa che non ho mai fatto prima, non soltanto in video, ma in assoluto proprio. E praticamente si tratta della sostituzione del rullo, del tamburo, insomma, sulla cartuccia toner che ha questa stampante qui. Durante il processo, magari parlerò anche un attimo di perché voglio fare una cosa del genere, cioè perché non posso semplicemente cambiare cartuccia toner. Però, giusto per, diciamo, mostrarvi un attimo il difetto che presenta, proverò a stampare un meme, giusto perché è sempre bello stampare meme. Sì, probabilmente questa stampante la vedrete anche in recensione prossimamente, però comunque non è proprio il topic di questo video. E come vedete, questo è il difetto, insomma, di cui parlavo, ovvero il tamburo è praticamente graffiato, cioè proprio rigato su tutta la sua superficie, su queste aree del foglio qui, e quindi sulle parti ovviamente scure non stampa, mentre sulle parti un po' più chiare, come possiamo vedere, lascia dei residui di toner che si attaccano alla superficie anche se non dovrebbero attaccarsi. Quindi tentiamo una riparazione di questa cartuccia toner e vediamo un po' a che punto arriviamo. Ora, dato che già so che questa probabilmente sarà una delle domande principali che molte persone si faranno, è: ma perché non cambi direttamente toner? Un paio di motivi. Allora, il primo è un toner originale, e quindi insomma mi scoccerebbe sinceramente buttare via un toner originale con il 50% di toner residuo soltanto per un difetto del genere. E a questo punto potrebbe venire fuori un'altra domanda che è: ma perché un toner originale dà problemi prima del termine del suo ciclo di vita e perché eventualmente non lo richiede in garanzia? Perché probabilmente, insomma, dato che è originale, c'è una garanzia di 2 anni sulla parte. E la risposta a questo punto sarebbe: non ho alcuna ricevuta di acquisto di questo toner, dato che non l'ho acquistato io. E sinceramente, insomma, anche se avessi, diciamo, una ricevuta d'acquisto, sinceramente non mi andrebbe in ogni caso di farmi ore di strada per cambiare una cartuccia toner. Ma a parte questo, insomma, quindi non ho una ricevuta di acquisto e non la cambio essenzialmente perché penso che sia un enorme spreco e non voglio spenderci soldi, ma non voglio nemmeno sprecarne buttando via una cartuccia che poi andrebbe a inquinare notevolmente l'ambiente, insomma, e distruggere un po' tutto quello che è l'ecosistema. Del resto, comunque, è una delle cose che ho sempre, cioè, è uno dei motivi che mi hanno sempre spinto al fare quello che ho sempre fatto, ovvero riparazione di stampanti per conto mio e rivendita di stampanti che prendo come guaste. Insomma, io ho sempre fatto questo, ovvero prendo stampanti guaste, le riparo per conto mio e li metto in vendita. Insomma, ho sempre fatto cose di questo tipo e sicuramente non smetterò di farlo e non ho in piano di smettere di farlo nonostante il lavoro e tutto il resto, insomma. Quindi questo è quanto. E sinceramente non mi è mai piaciuto molto sprecare cose e non mi è mai piaciuto molto, non lo so, spendere soldi inutilmente, e quindi sinceramente se ho il modo, diciamo, di risolvere un problema del genere anche con poco, perché comunque questo tamburo l'ho pagato, considerando anche la spedizione, meno di 10 euro. E una cartuccia del genere è veramente grande come cartuccia e sicuramente costa molto di più di 10 euro. Quindi, insomma, non vedo perché dovrei
buttare via una cartuccia del genere, insomma. Quindi questo è quanto. E visto che ci sono, appunto, vorrei parlare anche un attimo di come non buttare via i vostri soldi quando si tratta di cartucce, toner, consumabili e tutto il resto, tutte queste cose. Perché molte persone, mi è capitato anche proprio nel corso degli anni, che appunto vengono da me e mi fanno: ho comprato queste cartucce compatibili per una stampante Epson domestica e non funziona più niente, non va più niente da quando le ho comprate. E già lì dico: boia, cioè, cartucce compatibili Epson 7-8 euro l'una, mi piglia un po' male, sinceramente. Cioè, che cartucce sono? Di che marca sono? E fa: c'è scritto sopra, sono della marca Ink Cartridge. Beh, prende bene, cioè, nel senso, ink cartridge è la traduzione letterale inglese di cartuccia d'inchiostro. Grandi marche di, insomma, di cartucce, insomma. Quindi già queste cose fanno capire, appunto, un po' che le persone cosa fanno. Vanno un po' su internet e cercano, so, cartucce Epson XP 355, ad esempio, comprano la prima cosa che vedono e boh, insomma, quindi questo è un po' quello che succede, almeno secondo me. E cose che non dovrebbero succedere, perché appunto le persone non dovrebbero buttare via in questo modo i propri soldi, essenzialmente. Dovete fare ricerche appropriate, insomma, approfondite su quello che appunto volete acquistare, e prima di fiondarvi sulla prima cosa che capita, insomma, cioè, mi sembra abbastanza scontato. Ora, ho perso anche un bel po' di toner qui. Ok, mi sono accorto anche di una cosa, però: il difetto non è soltanto sul tamburo, che è effettivamente graffiato, ma è anche sul rullo di sviluppo primario, cioè sul rullo di sviluppo qua, praticamente. Quindi non so se a questo punto potrebbe esserci magari un difetto sulla Dr. Blade, cioè questa lama qui, che magari è un po' sporca e non lascia passare il toner. Quindi proverò a pulire anche quella e anche il rullo, e poi vediamo. Comunque, magari vorrei battere un po' qua per far andare giù il toner e non ritrovarmelo tutto attaccato sulla Dr. Blade. E poi vediamo un po'. Comunque, io mi sono messo anche un telo qua sotto, cosa che avrei dovuto fare definitivamente da prima, però cose succedono, insomma. Quindi alziamo la blade e ok, sì, definitivamente c'è un po' di toner residuo, e a questo punto puliamo la blade facendo massima attenzione a non piegarla e a non danneggiarla, perché queste lame di pulizia, cioè sì, lame di pulizia, queste lame qua sono veramente molto delicate, quindi dobbiamo fare massima attenzione. E alla fine io, cioè, posso dire di aver fatto questo video principalmente come pretesto per dire alle persone: guardate che, insomma, eventualmente potete anche evitare di buttare soldi e buttare una cartuccia che magari vi presenta un difetto, insomma, e riparatela, insomma, invece di buttare via tutto. E mi rendo conto che, visto che non ho semplicemente sostituito il tamburo, ma ho anche cominciato a fare cose con la Dr. Blade, il rullo di sviluppo, eccetera, e magari alcune persone penseranno: ma col cavolo che mi metto a fare queste cose, cioè, ma che cosa pensi che io mi metta a fare? Vabbè, sarà comunque un video un po' diverso, dove mostro appunto le varie parti di una cartuccia toner e eventualmente come fare per risolvere problemi di stampa, sempre se si risolveranno, se no cambierò cartuccia, però almeno potrò dire di averci provato, insomma. Quindi continuiamo la pulizia. E poi direi di mettere questa un attimo qua da parte. E il rullo non penso abbia problemi, proverò giusto un attimo a pulire una piccola area. E
e magari farlo asciugare, oppure asciugarlo direttamente io. Ok, no, 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 il rullo non ha alcun problema, è proprio la blade che dava un po' di problemi di questo tipo. Adesso io non vi so dire se la blade è danneggiata o meno, non mi sembra, però ok, adesso probabilmente lo è. E no, cioè no, non mi sembra danneggiata sinceramente, però insomma vedremo poi alla fine che cosa ne verrà fuori. Quindi rimettiamo in posizione, rimettiamo queste viti. Ok, e quindi direi che possiamo passare direttamente alla sezione del tamburo prima di andare effettivamente a installare il tamburo. Ora, questo è il rullo di carica primario e direi di dargli una pulita definitivamente anche a lui. Questo penso che si possa rimuovere direttamente così. No, va rimosso da qua. Quindi, ok, e a questo punto rimuovo direttamente il rullo così, bene. Però anche questo comunque dovrebbe essere buono, insomma, non dovrebbe essere danneggiato. Ah, e per la pulizia, per chi eventualmente se lo stesse chiedendo, sto utilizzando del semplice quasar vetri, dovrei utilizzare cose un pochino più appropriate, però anche il quasar vetri può andare bene per questo tipo di cose. Il danno prevalentemente era sul tamburo, quindi diciamo che ho acquistato direttamente il tamburo senza pensare eventualmente molto al resto. Però una cosa che posso dire è che se il tamburo è danneggiato, graffiato, rigato, una cosa che eventualmente è meglio controllare è la lama di pulizia, perché va a diretto contatto col tamburo, quindi se c'è qualcosa sulla lama di pulizia che va proprio a, insomma, danneggiare poi il tamburo, e se mettete un tamburo nuovo cambierà veramente poco, in quanto si danneggerà anche il nuovo, quindi andiamo a pulire la lama di pulizia. Quindi è arrivato il momento di prendere il tamburo nuovo, mi sa, perché questo è il vecchio tamburo e possiamo togliere direttamente la barra così. Magari una cosa che posso fare prima di mettere il nuovo tamburo è dire installare il rullo di carica definitivamente. Quindi lo rimettiamo. Ok. E lo rimettiamo qua. Dovrebbe entrare qui. Esatto. Ecco, rullo di carica entrato in posizione, bene. Quindi questa adesso dovrebbe stare in questa posizione qui, girato nell'altro senso però, quindi così. Bene, quindi prendiamo la barra da questo tamburo qui, che sta in questo modo. Tenete sempre presente appunto la direzione delle parti, perché se mettete un rullo al contrario sicuramente non sarà una buona cosa. Questo è il tamburo nuovo. Sto utilizzando i guanti, quindi non ci sono problemi se lo prendo direttamente a mano così. O almeno penso, barra, spero. Quindi teoricamente io posso già inserire il tamburo in questo modo qui. Ok, entra in posizione e quindi dovrebbe appunto andare tutto regolare. Adesso dovrei essere in grado di riunire le due parti e richiudere il tutto direttamente. E quindi adesso in teoria basterebbe soltanto rimettere i blocchi laterali e dovremmo essere a posto. Interrotta la registrazione e comunque ho semplicemente rimesso i coperchi. Adesso rimetto anche questo ingranaggio di rotazione del tamburo e direi che possiamo fare una prova prima di rimettere magari un pochino di epossidica su questi punti qua. Quindi direi che adesso la inserisco nella stampante, vediamo un po' come va.
Ovviamente non mi aspetto che sia, diciamo, una qualità pari all'originale e tutto il resto, però insomma spero che almeno sia migliorata un po' la qualità. Riproviamo la stampa del meme, insomma, e vediamo un po' come va. Reinserisco la cartuccia. Spero che l'attrito iniziale con la lama di pulizia non sia un problema, visto che non ho il necessario per diciamo, preparare la lama di pulizia. Ok, nessun suono strano, sta a indicare che comunque il tamburo gira correttamente, almeno spero. Quindi riproviamo la stampa del meme. E abbiamo un problema simile. Diciamo che purtroppo questo è stato un caso un po' sfortunato, in quanto, come potete vedere, in questo caso purtroppo non soltanto il tamburo era danneggiato, ma anche la lama e la Doctor Blade, insomma, la lama che regola la quantità di toner sul rullo di sviluppo. Quindi diciamo che sì, questo è stato un caso un po' sfortunato. Adesso diciamo che vedrò un po' se posso magari, non lo so, sistemarla in qualche modo, non penso. Comunque, vediamo un po' cosa ci posso fare. Comunque, spero che comunque sia stato almeno in parte utile, giusto? Avete visto un attimo i vari componenti di una cartuccia, di una stampante laser e, insomma, avete visto una sostituzione di un tamburo e, insomma, un po' di diagnosi, un po' di disassemblaggio di parti, insomma. Magari farò anche in futuro un video sul corretto funzionamento delle stampanti laser e tutto ciò che c'è dietro, insomma. Però per adesso terminiamo qua. E invece non è stata così inutile come pensavo questa esperienza. Penso di esserci riuscito. Adesso vi faccio vedere con la stampa del memino finale che. No, questo è il retro del foglio. Questo è quello che ho appena stampato. E va tutto bene, va tutto bene. Ah, come ho fatto a risolvere il problema? Intanto vi dimostro che è lo stesso toner. Non ho cambiato la cartuccia, ha sempre le saldature tagliate. Praticamente ho rimosso di nuovo la Dr. Blade da qua. E non ho nemmeno smontato di nuovo tutta la cartuccia, basta levare questo lato qua, questa parte sopra e ho tutta la parte della Dr. Blade esposta, quindi insomma cioè posso direttamente svitare poi la Dr. Blade e levarla senza separare le due parti della cartuccia, che quella effettivamente non è la cosa più bella del mondo da fare. E a questo punto ci sono andato un po' più pesante di pulizia e ho preso la carta vetrata la 1000, che è quella più fine che ho, e ho grattato leggermente e soprattutto uniformemente la superficie del Dr. Blade dove va a contatto con il rullo di sviluppo. Poi ho pulito il tutto e adesso stampa perfetta, quindi sì. Non è stato inutile comunque cambiare il tamburo perché adesso non so se riesco a farvi vedere in cam. Sicuramente no. Comunque, così un po' dovrebbe vedersi comunque che è effettivamente rigato dai lati, quindi questo tamburo è da buttare definitivamente. Però appunto c'è stato questo piccolo altro problema che però siamo riusciti a risolvere. Quindi alla fine non è stato così inutile. Quindi grazie di nuovo per la visione, ci vediamo al prossimo video.